Siamo a Gimillan e stamattina partiamo per una di queste località. Sorpresa! Entriamo nel parco regionale del Monte Aviche e Monte Milius, che è una zona di protezione speciale. Molto bella perché ha una vegetazione particolare. Adesso noi saliamo da questo sentiero, che sarà piuttosto panoramico. Qui c'è Luciano, laggiù c'è la Grivola, la Punta Rossa, il Poussé. E qui tutto il gruppo del Gran Paradiso. Il primo pezzo di questa bella escursione la facciamo nel bosco, come vedete, ombroso, bello. Sentite gli uccellini, poi c'è la briala, purtroppo quello ce la teniamo. Allora, la briala non lo sapeva, ma questo qua è un pino mugo, che è quello che c'ha 5. No, quello è il cembro. Vabbè, sono simili. No, diversissimi. Questo è più arbustivo. Sta più in alto perché qui, vedi, ha due. Ma è quello che Aghi a infrange due. la regola, non è quello che infrange No, la quello è regola. il cembro. Ah, mi hai fregato, Sì, Bar. però qui inizia a cambiare la vegetazione. Intanto iniziamo la salita che ci Guardate porta lì, in in quel quota. punto lì che sembra che si Guarda finisce nel questi vuoto. fiori stupendi. E qua comunque il Gran Paradiso è lì, eh. Adesso lo vediamo, dai, vai. Raggiungiamo fino lì. Attilino sta così, attaccata alle caviglie. Non mi metto neanche il guinzaglio perché sta qua. Come se fosse attaccato. Guardate un po'. Qui si vede il Poussé. Salite ne abbiamo? Cosa dite voi? Sì, sì che ce l'abbiamo. Questo non è niente. Però poi diciamo che adesso ce l'abbiamo alle spalle perché abbiamo fatto la curva, quindi abbiamo il monte alle spalle. Tra poco giriamo e li ritroviamo davanti, eh? A dopo. Piccola pausa per Attila con acqua, crocchette in questo posto meraviglioso prima di arrivare ad Arpissò. Praticamente abbiamo fatto un po' di tornanti, quello là è il Ruitor, e qui siamo davanti alla Grivola. Guardate che meraviglia! Per pochi metri non è un 4000 italiano. E poi lì c'è Luciano, adesso vi faccio vedere anche i fiori. E abbiamo appunto, dopo un po' di tornanti, percorso un lungo traverso che ci ha portati sopra la fazione di Epinel. E adesso giriamo e andiamo ad Arpissò. Ditemi voi se non sono tra i fiori più belli di montagna. Guardate questo. È stupendo. Ed eccoci che abbiamo girato nel vallone di Arpissò e come vedete lì c'è questo meraviglioso alpeggio dove qualche volta sono anche venuta a prendere le uova fresche. Passeggiatina per prendere le uova fresche. Guardate che meraviglia. È un posto davvero meraviglioso. Scusate se ballo, ma sto camminando. E guardate qui i rododendri. Erano tantissimi anni che non li trovavamo perché a luglio veniamo poco. Però sono davvero straordinari. Ed ecco le mucche che sono arrivate all'alpeggio. Sono tante, eh? Ce ne sono ancora un sacco lungo il sentiero. Le vedete laggiù? Eccoci, allora, salendo sopra i casolari di Arpissò, troviamo questo bivio. Allora, vabbè, la strada che scende di nuovo da dove siamo arrivati a Gimillin o a Epinel anche volendo. Oppure di qua si va, Lago Garin, Col Garin, Bivacco, Nebbia. Il colle, lo vedete, è al centro dell'immagine e in una V. E invece di qua si va al Colle Saschez, Sopra Pia, che, ecco, è questo, purtroppo in ombra la scritta, e manca un'oretta e noi andiamo di qua. Vedrete che bello. Eccoci entrati nella valletta laterale che porta al colle. E ci siamo imbattuti in un prato di genziane e miosotii, non ti scordar di me. Adesso noi saliamo, vedete? Poi saliremo verso sinistra. Ed eccoci quasi
all'attacco finale del colle. Traversiamo e poi saliamo quella sponda. E questa la riconoscete? Qui siamo passati dal blu al giallo e bianco. Eccolo! Si rinfresca un po'. È fredda? Bravissimo! Eccolo lì! Eh sì, bellissima la neve! Sì, è molto bella! Vai, vai! Corri, corri che ti prendo, eh! Corri, corri che ti prendo, eh! Piace, eh? Vedete che c'è ancora la neve, qui siamo a 2,6. Attila, adesso vai, guardatelo, guardatelo, di solito fa il pazzo quando vede la neve. Ecco, ecco, vedete che corre. No, arriva, 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 arriva. Guardatelo, guardatelo. Ciao amore. E torna dalla mamma. Ma come non fare a non essere stanco? Pensavo fosse stanco. L'ultimo pezzo tira un sacco, ma guardate cosa c'è qua. Le viole. Pensate che me le ricordavo, ero venuta, avevo 16 anni o 18. Con mio padre, i primi anni che venivo qua, guardate cosa sono. E poi mi giro e vi faccio vedere i nevai che ci siamo lasciati alle spalle. Belli, eh? Ecco, l'ho messi a fuoco. Allora, siete pronti per rimanere senza fiato? Eccoci. Siamo quasi arrivati al colle, che è laggiù su quella punta, però guardate già qui che panorama pazzesco. Guarda, si blottano. Eccole, guardate le due marmottine che fanno la lotta. Non so se vedete, adesso scappano. Giocano. Le vedete? Ma che belle. È al massimo della... Perché siamo lontani e non possiamo scendere, che ripido. Vedete lì, al centro del telefono? Che belle. Sta scendendo. Basta. Tano. Tano Abriano. Eccoci. Sì, la figura, questa figura agile e snella che si... arrampica con il suo fido cane Cubia. Ma mi devo un po' allenare. Devo allenare. Ci alleniamo, andiamo là, nel suo gran paradiso. Sarebbe bello. Io là no, un po' difficile. Al gran paradiso si può andare. E qui l'arrivo. Ci quasi alla meta, Luciano si... Ora, spogliarello. Si cambia, ma evitiamo, perché volevo farvi vedere qua invece il Monte Bianco. Guardate che panorama qui. Eccoci qua. Anche Attila è stato bravissimo. Monte Bianco, tutto il gruppo del Bianco, il dente purtroppo del gigante in mezzo alle nuvole. E guardate, il Ruitor e la Grifola, allora poi andiamo in cima al colle. Ecco, e invece qui sotto, adesso allargo un po', vedete? Questa qui è Pila, con le sue piste da sci, e laggiù è Aosta. Bello, eh? Guardate che fame aveva Attila, non ce la faceva più. Però mangia con un bel panorama, eh? Che dite?
Adesso poi andiamo ancora sul colle, però prima ci rifocilliamo un po'. Quella piccola, fallo vedere, piccola. Sì, ci sono due persone. Vedete, davanti alla grivola quel picco lì è il colle, Soscezza. Siamo arrivati sulla punta, adesso. Facciamo vedere un po' sta piombo. No, no, che io patisco. Allora, di là si va alla punta della valletta, che c'è una via ferrata. Attila, attento, vieni qua. Poi lì c'è Pila, che non vi ho fatto vedere prima, con i laghetti così. E di qua c'è tutta la traversata, attenzione, al colle del Drink, che poi si scende giù ai Pinel. Però noi abbiamo la macchina Jimmy Lang e poi anche la nostra prima gita. E poi di qua si vede tutto. Io soffro di vertigini, mi tremano le gambe. Comunque qua si vede tutto il gruppo del Gran Se vado qua mi Paradiso fai la e ripresa? le montagne. No, 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 Vado qua. no, no, no. Adesso basta. Volevo ringraziarvi tutti, anzi volevamo ringraziarvi tutti per averci seguiti e in questa nostra gita al Colle Saschez. Sapete che il blog è anche un'occasione per parlare delle nostre escursioni del territorio. Noi qui siamo in Val di Cogne, siamo saliti in questo magnifico colle che congiunge Cogne a Pila e se venite a Cogne dovete fare assolutamente questa gita. Non è brevissima, ma vale veramente la pena. Seguiteci, bravissimo anche Attila e a Luciano, cameraman. E vicino all'occhio sinistro di Renata il Monte Bianco. Bellissimo.